Buonasera, buonasera brava gente, come state? Io canto alla vita. Tira, tira, stasera tira. Ero indeciso, dico vado a riposare prima, ma sono tornato da Roma poco fa e niente, però manteniamo fede a questo appuntamento. Buonasera Elisa, buonasera Anna, buonasera davvero a tutti voi, brava gente. Un canto alla vita, ho iniziato così. E ci siamo posti una domanda, se avete letto sul post, il cristianesimo, stasera il Vangelo ci dice che il cristianesimo non è una marcia in solitudine, ma in compagnia. E vediamo come. Voi come state? Buonasera davvero a tutti voi, come state? Forti, forti. Bene. Ascoltiamo domani, intanto è una giornata molto, faccio gli auguri a quelli che si chiamano Biagio, perché oggi è San Biagio, chi era e frequenta le celebrazioni eucaristiche sa che oggi si mette la candela alla gola, e io mi sa che stamattina devo mettere alla testa oggi, che veramente... Ma domani è una giornata molto particolare, che appuntamento c'è domani sera? Vediamo se vi ricordate, scrivetelo. Domani sera alle 21, che appuntamento abbiamo? Ma al di là di questo, è una giornata veramente importante, perché il Papa l'ha dedicata alla fratellanza umana, alla fraternità, quindi tocca un tema caro al carisma francescano e ai francescani, alla luce, si vede dallo sguardo, verissimo Maria, sì. E alla luce, vi ricordate, il Papa quando firmò quel documento ad Abu Dhabi, insieme ad Al-Tayed, io ho avuto la gioia anche di incontrare quando venne a Bologna, mi pare che era, sì, a Bologna. E quindi è una giornata molto importante, fraternità tra due grandi realtà, cristiani e mondo islamico, poi ha formato un gruppo di lavoro dove sono tutti, la fraternità è intesa per tutti gli uomini. Voglio dire, se c'è... Solo un attimo che prendo l'enciclica, perché c'è una cosa molto bella sull'enciclica. Fratelli tutti, erano proprio gli ultimi versi. Vorrei iniziare con quelle parole. Aspetta, ecco, vediamo un po'. Lo troverò, che dite voi? Ecco qui. Si conclude con un'affermazione molto forte, che io poi ho posto anche a... Oggi sono a Roma anche per registrare la puntata di sabato prossimo per Tigiuno Dialogo, e dice così: ci sono degli uomini che hanno vissuto questo carisma della fraternità universale, cita Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi e molti altri, però ricorda il beato Charles de Foucault, che dice, si poneva questa domanda, è proprio l'ultimo paragrafo della Fratelli Tutti. Pregate Dio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo paese. Voleva essere in definitiva il fratello universale. Bellissimo, eh? Che Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi. Conclude il Papa, conclude proprio così. E il Vangelo ci dà il senso di questa fraternità oggi. Ma ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro, né la cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro, dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi partiti proclamarono che la gente si convertisse.
scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Bellissimo questo. E allora voi capite che questo Vangelo è il Vangelo della compagnia. E io penso che questo sia straordinario, il Vangelo della compagnia. Perché intanto il Signore dice di camminare a due per le strade del mondo. E allora è vero. E diciamo che per i cristiani non può esistere la solitudine. Intanto ogni solitudine è abitata da Dio. Però non possiamo permettere che la gente viva sola. Io so che ci sono molte situazioni di solitudine, di persone che sono da sole, letteralmente. Credo che una sfida del Vangelo potrebbe essere proprio questa: fare nel nostro piccolo la mappatura delle persone che sono sole e noi farci presenti. Vedete, io nel mio poco, con i miei limiti, cerco di farlo con così, questa compagnia che ci facciamo la sera. So che molti state in famiglia, so che state ascoltate insieme, marito, moglie, figli, e questa è una cosa straordinaria. Però so che anche che ci sono molte persone sole, che mi dicono: padre, la sera mi fai compagnia. Allora credo che davvero ognuno dovrebbe fare questa mappatura nel proprio condominio, nel proprio paese. Ma ci sono persone sole? Porsi questa domanda, no? Per farsi presenza. E allora io penso a chi è vedova, a chi è vedove, alle vedove o ai vedovi, cioè di riuscire da questa solitudine e di vedere se ci sono altri che. E allora vedete, le cose cambiano e si accendono tante piccole luci. E la vita diventa bella davvero. Poi, questa è una primissima riflessione. La seconda riflessione è che questo Vangelo ci dice, ho trovato questa affermazione molto sintetica ma molto profonda, l'unico necessario. Che cos'è l'unico necessario? Il Vangelo ci dice due cose. Un Dio che ti chiama, mi chiama, ci chiama, è un Dio che ci invita alla missione, cioè a uscire, a testimoniare. E questo è l'unico necessario, secondo l'esegeta di questa pagina del Vangelo. Credo che sia vero. Cioè un Dio chiama perché noi stessimo con Lui, no? Che gustassimo la sua presenza, che comprendessimo davvero il cuore del Vangelo. E poi questo noi lo doniamo anche agli altri. E io credo che, e quindi sei missionario, e sei anche un po' quello che celebriamo domani, da stasera, no? E sei cuore di una fraternità universale, perché la missione significa apertura agli altri, contaminare gli altri con la bellezza della propria testimonianza, con le parole povere, come a volte diciamo in questo centenario della rivista San Francesco. Per vivere questo, dobbiamo però percepire due dinamiche che ci appartengono. Se questo è il versante di Dio che ci chiama, a stare con Lui e ci invita ad andare, poi c'è il versante nostro, e cioè che noi ci facciamo accoglienti, cioè che noi lo accogliamo nella nostra vita, essere accoglienti e essere portatori di questo bene accolto. Ma non è bellissimo essere accoglienti e farci accoglienza, no? Di questa parola, e stasera voi lo state facendo, lo facciamo insieme, e essere portatori poi di questa realtà che abbiamo accolto. E allora diventiamo missionari. E poi ho trovato, stamattina, mentre sfogliamo un po' la rassegna stampa, ho trovato un editoriale, adesso non storciate il naso, però, non fate, no, no, mi promettete che non lo fate? Perché cito un autore che ad molti affascina, ad alcuni un po' meno, però insomma ha cercato di mettersi in dialogo, ed è Eugenio Scalfari. Ha scritto una bellissima testimonianza, credo. E io l'ho postata pure sul sito. Vivete bene la vita,
che è fatta di sogni. Bellissimo, viviamo bene la vita che è fatta di sogni. Vede, il Covid sta infrangendo un po' alcuni nostri ideali, alcuni nostri sogni, a volte la malattia o realtà che non vorremmo infrangono un po' sempre, eh? Però dove sta la capacità un po' di ricomporre il tutto? E proprio non perdere di vista il sogno, eh? Viviamo bene la vita che è fatta di sogni. E io credo che questa capacità di sognare, aiuta ad aprirci alla vita ed è straordinario. Allora vogliamo sognare, sì o no? Eh? Vogliamo sognare? Sì o no? Dici, vabbè, mo andiamo a dormire, quindi sogniamo bene, no? Dormendo. Invece no, c'è anche quel sogno che fa bene, però c'è anche poi il sognare, a volte sognare ad occhi aperti. A me il babbo me lo diceva qua dentro, tu sogni ad occhi aperti. E dico sì, papà, no? Quindi questa capacità. L'ultima considerazione e termino, è bellissimo quello che sono chiamati a fare i discepoli, e quindi quello che siamo chiamati a fare ciascuno di noi. Essi partiti proclamarono che la gente si convertisse. Uno, stavo scrivendo? Due, scacciavano molti demoni. Tre, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Quindi sono un triplice mandato. Il primo, che si convertissero. E qual è il modo migliore per convertire le persone? Dire no, tu ti devi convertire? No, anzi, questo è il modo peggiore, eh? Oppure dire no, tu non credi niente. No, il modo per convertire le persone è che tu, vorrei fare un esempio, vediamo se ci riesco. E sta da lì, mannaggia, sta da lì l'interruttore. Volevo spegnere la luce, no? E poi la volevo riaccendere, no? Che succede? Che se spegniamo la luce noi non vediamo niente, eh? Voi non mi vedete, io non vi vedo, no? E se l'accendiamo, vediamo. E allora il creare conversione proprio è accendere delle luci. E le luci, sapete che cosa l'accende? Il gesto dell'amore, quello accende la luce. Quindi primo, convertire. Due, scacciare i demoni. Scacciare i demoni significa che noi, vedete, molte persone a volte ci propongono dei compromessi, del male. Dice, non mi piace sta cosa, eh? No, capite? E quindi tu scacci i demoni, e come che li scacci? Diventi un esorcista. Ed infine, bellissimo questo gesto, ungevano con oli molti infermi. Ungere, ungere. Ed è un gesto bellissimo, l'ungere. E significa che tu carezzi la vita dell'altro, che te ne prendi cura della vita dell'altro. E questo lo puoi fare se hai cura anche di te stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ungere, ungere. Siamo chiamati a diventare le persone che davvero, con la loro mano, e questo è anche un guarire molto profondo. Allora ci siamo? Tre gesti, li abbiamo segnati? Sì, siamo lampadine che si accendono sempre. Io lo dico sempre nei processi educativi, i giovani, lo dico soprattutto per i giovani, no? Che a volte noi li vogliamo indottrinare, i giovani, invece i giovani sono delle luci da accendere, ma è così la nostra vita. Bene, io mi fermo qui perché una pennellata francescana non la dimentichiamo mai. E Francesco è portatore di questa parola in modo straordinario. E lo fa quando va da sultano. Ed è bellissimo quello che scrivono le fonti. In verità, egli, il sultano, cioè, notò in Francesco una costanza d'animo, un disprezzo della vita presente e un'efficacia nella parola di Dio, e concepì verso di lui tanta devozione che lo stimò degno di molto onore. Tre frasi, ci riportano le fonti francescane, bellissime. E sapete a me qui dove si è accesa la luce? Il disprezzo della vita presente, ma non, cioè, che era un uomo libero, Francesco.
È lì che ha suscitato nel sultano, ha acceso una luce, no? Nel dialogo con il sultano. C'è un uomo libero dalle cose, non è semplice, quindi chiediamo questa grazia al Signore. Bene, allora, bene, 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 bene. Avevo sottolineato anche una postilla per me, questa valeva soprattutto. Dice: a volte siamo impegnati a cercare nuovi contenuti della parola e abbiamo trascurato la testimonianza della vita, questo andare a due, e forse è un po' vero, Bene, mi fermo qui, perché poi io condivido una parola che poi cerco di portarla nella mia povera esistenza. Bene, come state? Come state? Andiamo ai saluti. Voglio ricordare allora domani sera che abbiamo alle 9. Mi sono dimenticato che abbiamo domani sera alle 21. Domani abbiamo la grande, la seconda tappa delle piazze di Francesco in occasione del centenario e tocca a Foligno. Quindi domani sera saremo a Foligno con il provinciale dei frati conventuali, padre Franco Buonamano, un po' dell'Italia centrale, si è sottoscritto, e poi questo gesto lo commentiamo prima spiritualmente, esistenzialmente, e poi passeremo la parola per vedere come concretizzare questo gesto per la società oggi. E quindi abbiamo chiamato un grande economista, Cottarelli, conoscete, lo vedete spesso in TV, sarà con noi, e il direttore della Nazione, Agnese Pini. Sono questi poi i protagonisti di questa seconda tappa, poi vedremo anche le altre che faremo, insomma, in occasione di questo centenario della rivista. Poi vi ho chiesto una cosa, che vi ho chiesto a chi ha la rivista, a chi ha la rivista, ve la faccio vedere. Questo è il numero, lo faccio vedere? No, lo faccio vedere, eccolo qua. Questo è il numero di questo mese. A me il titolo piace molto: La fiducia è la cura. Perché il mese di febbraio si celebra anche la giornata di preghiera per gli ammalati, ed è bellissimo perché poi non riguarda solo gli ammalati, ma un po' tutti i feriti dentro. E c'è un bel reportage, ma non vi anticipo niente, che lo vedremo insieme. Ah, c'è una cosa bella, c'è, che ci fa riflettere: i cristiani perseguitati. Pensate, 309 milioni di cristiani sperimentano un livello di persecuzione e discriminazione che è molto alto, e qua c'è la lista poi dei paesi. Allora, ecco qua, se no. Chi ha la rivista, o chi l'ha chiesta, mi mandi la sua mail a redazione chiocciola sanfrancesco.org, redazione chiocciola sanfrancesco.org. Ricordatevi, per questo sondaggio che stiamo facendo, faremo con Nando Pagnoncelli sull'attualità del messaggio francescano. Mi raccomando, redazione chiocciola sanfrancesco.org. Dobbiamo arrivare al minimo a 25.000 mail, quindi c'è ancora un altro po' di cammino. Io ve lo ricordo perché so che poi si affacciano molte persone nuove man mano che andiamo avanti in questo nostro percorso, e li saluto anche perché stiamo diventando una bella famigliola. Bene, allora andiamo ai saluti e concludiamo, e poi vado a Nanna che qui c'è un cerchio proprio. Bene, allora, Annalisa vorrebbe un saluto per il marito Genesio e per il figlio Cristian Domenico, che compie gli anni a breve. Compirà 10 anni. Cristian Domenico, forte, 10 anni. Poi Giulia Chiorazzo, dai genitori, da mamma e papà, dalle due sorelle, un augurio perché domani celebri 17 anni, quindi ci avviciniamo verso la maggiore età, verso i 18. Ogni bene, Giulia, mi raccomando, facciamo arrabbiare un po' mamma e papà, che li saluto. Poi, e prego per voi, prego per te, Maria Affinita vorrebbe gli auguri per la figlia Annalisa, che oggi compie 23 anni, è nata il giorno di San Biagio. Ogni bene allora, ogni bene, Annalisa, forte, coraggio. Poi salutiamo che oggi è nata la nipote di Rino Anastasio, di Daniela,
Stella è la benvenuta, questa nuova figlia di Dio, una stella nel cielo, una stella nella famiglia. Mi raccomando, Rino, ma non ci commuoviamo. Poi, Rosaria, gli auguri per le figlie, di cui però non mi hai fatti i nomi, che una compie gli anni oggi e l'altra l'8 febbraio. Noi gli facciamo gli auguri a tutte le due figliole, giusto? Una fa 39 anni, un'altra 42 anni, grandicelli, avanti, forti, prego per voi. Ciao Rosaria. Poi Cinzia Sassetti, gli auguri per la figlia Aurora, 18 anni oggi. È una preghiera che San Francesco ti protegga e la sostenga. Cinzia, a te ogni bene. E alla tua figliola Aurora. Aurora, quindi adesso possiamo firmare, si diceva una volta. Poi Anna Pellitteri, i saluti per il figlio Marco e Chiara e gli auguri di buon compleanno per la mamma Santina, 82 anni. Quindi andiamo da chi sta, insomma, verso la grande età e chi invece che è giovanissimo, Marco e Chiara. Ogni bene anche a te, Anna. E prego per voi, Poi Ugo ci segue dall'Inghilterra. Gli auguri per Claire Morgan. Ho pronunciato bene, Chiara sarebbe giusto? 57 anni oggi. Ugo, ogni bene allora, Hug, sì, in inglese, è scritto. Io l'ho tradotto in italiano. E saluto anche tutti gli amici dall'Inghilterra perché è la sesta nazione, tra le nazioni che ci seguono è la sesta. Quindi saluto moltissimi. Poi non ve l'ho mai detto, ma io sono nato a Northampton, in Gran Bretagna. Mio padre con la mamma stavano lì a suo tempo. Ancora Katia, gli auguri per la sua amica Carmela di Sesto Fiorentino, che oggi compie 40 anni. Carmela, ogni bene, a te Katia, ogni bene, e auguri. Mirella, e abbiamo terminato, gli auguri per il marito Francesco Picciolo. E coraggio, 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 coraggio. Ogni bene. Adesso vi sostengo nella preghiera. Non ho dimenticato nessuno. Abbiamo detto tutto, sì? Vediamo un po'. Penso di sì. Ah, poi mi è arrivata un'email carinissima. Quelli che mi avete scritto vi risponderò, però datemi un po' di tempo. Dice che insomma sono molto intonato, quando canto. Non è vero. Comunque, ciao Piero. Tre gattini, ogni bene a te. Non so, bravo, non siamo. Avanti. E affidiamoci a Francesco, ci sostenga. E buonanotte, brava gente, e buona giornata, brava gente. Vi lascio con le piazze di San Francesco, ecco qua.